siamo in mezzo alla fiera, nel cuore della fiera, con i commercianti che stanno insomma in questi giorni lavorando per animare anche un po' la città. Come sta andando, anche visto il momento un po' non facile? Beh, allora guarda, il tempo sta reggendo, la gente ha risposto molto bene, il pomeriggio un po' ieri era tranquillo, poi ieri sera invece è arrivata molta gente. Siamo contenti per adesso, bisogna vedere ancora oggi domenica, però per adesso siamo molto contenti. Ci sono state un po' di difficoltà per i vostri settori, cioè anche solo di girare per le fiere, avete notato insomma che questi aumenti stanno impattando un po' sulle scelte delle famiglie? Allora, diciamo che la gente ha molta paura di spendere. Diciamo che a noi ci conoscono un po' a Rovigo perché veniamo da parecchi anni, venivano già i miei genitori perché noi facciamo apicoltori da 3 generazioni. Quindi un pochettino per conoscenza, un pochettino perché conoscono molto bene anche i prodotti, meno male riusciamo a piazzare bene il nostro miele. C'è un po' meno persone rispetto all'anno scorso, ma il movimento adesso comincia a arrivare un po' di gente, speriamo bene per stasera. Quindi forse è ancora troppo presto e magari arriveranno più tardi. Infatti è ancora presto, aspettiamo che stasera ci sia più persone. Sì, sì. Sì, si vede che c'è poca gente in giro, ancora non ho capito perché, però speriamo che questa sera arrivi un po' più di gente, speriamo che lavoriamo un po', dai. Questa crisi energetica sta impattando anche sul vostro settore oppure per il momento riuscite a contenere? No, non penso così, però sa che c'è qualcosa che non inquadra, che la gente si vede che anda, sono in giro, ma non spendono i soldi, non so se hanno paura di qualcosa per l'inverno, non lo so se è proprio la crisi, non riesco a capire. Beh, l'ultima fiera che abbiamo fatto questa è stata a settembre e devo dire che sì, questa mattina c'è parecchio movimento. Adesso noi vendendo panini, insomma, è quasi mezzogiorno, quindi in teoria dovrebbe arrivare qualcuno. La sera c'è molto movimento. Mezzogiorno solito un po' di calma, però è normale. La gente sta iniziando a muoversi. Sì, qualcuno ha detto che comunque ce n'è un po' meno rispetto agli anni scorsi. Secondo voi un po' la crisi sta impattando anche sulle abitudini dei clienti magari? Sì, sicuramente magari qualcuno preferisce venirsi a prendere qualcosa da asporto e mangiarlo a casa, magari anche per spendere meno, sì, sicuro.